Ciao e benvenuti in questo nuovo video di Windows Server. Oggi parleremo di utenti e gruppi. Bene, bisogna fare distinzione tra un utente e un gruppo di utenti, tra l'utente locale del computer e utente del dominio. Utenti locali è creato sul database local e consentendo l'accesso ad uno specifico computer della rete per garantire l'uso eventualmente con restrizione alla macchina locale. Tipicamente l'accesso al resto della rete avviene in modalità workgroup e non consente quindi l'utilizzo dei dati e delle cartelle di AD, che ricordo vuol dire Active Directory. Utente di dominio consente all'utente di loggarsi al dominio tramite Active Directory, nel cui database sono definite le credenziali e i permessi ad essi associati. Ad esempio, io ho questo computer qui in alto a destra e come il computer di casa, metto la password e io sono loggato nel mio computer localmente. Quindi il mio profilo utente e tutte le mie credenziali e permessi risiedono nel mio computer fisico. Quando io faccio il login come amministrator dentro il dominio crazynet.local, automaticamente le mie credenziali vengono gestite da Active Directory. Quindi, quando io mi loggo, contatto prima il server Active Directory e sono nel mio profilo, chiamiamolo profilo, anche se non è corretto e vado a spiegarti subito perché, nel mio profilo desktop e Windows mi autentifica e io quindi posso avere accesso a file e cartelle. Ho detto che non è precisamente così perché esistono due tipi di desktop. Esiste il desktop locale, quindi nel mio computer io mi autentifico al server, il server mi dice: ah, ciao, sei autorizzato e ho permessi a file, cartelle, stampanti, eccetera, eccetera. Poi ci sono i profili chiamati roaming. Il profilo roaming in realtà risiede sul server, quindi tutte le volte che io mi loggo, lui mi carica il profilo dal server. Questo fa sì che sia il mio computer, sia il server, sia la rete vanno anche più lenti, hanno un alto impatto sulle prestazioni. Ad esempio, un uso dei profili roaming, anche se io sinceramente non l'ho mai visto usare, no, anzi l'ho visto usare una volta, ma è più appropriato parlare di VDI, di Virtual Desktop Infrastructure. Ad esempio, ci sono dei computer chiamati Thin Client che di base non hanno niente, si collegano alla rete e caricano il desktop direttamente dal server. Adesso prendiamo un attimo la nostra macchinetta virtuale, che eccola qui, e come vedi abbiamo dei gruppi e utenti già creati, in questo caso abbiamo i gruppi già built in, cioè sono già presenti, e poi volendo ne possiamo creare degli altri. Ora, queste cartelline qui gialle che vedi si chiamano OU, Organization Unit, che si possono creare anche noi e andiamo a crearne una. Se io vado qui su New, vado su Organizational Unit e la chiamo per esempio utenti CrazyNet. Rimuovo Protect Container from per una rimozione accidentale. Poi, una volta che ho creato la mia utenti CrazyNet, a questo punto io posso creare utenti e gruppi. In un altro video ne faccio. Mostro come vengono creati utenti e gruppi, eccetera. Però in questo caso ti faccio vedere una cosa. Voglio creare un gruppo e lo voglio creare per poter far sì che i miei utenti dall'esterno si autentificano sul server per l'accesso alle VPN. Quindi lo chiamo VPN Access. Scopo del gruppo, domain local, vuol dire che gli utenti contenuti in questo gruppo avranno accesso solo a questo dominio global. Gli utenti che si autentificano a questo dominio hanno accesso anche a tutti gli altri domini della stessa foresta, però. Universal invece ha accesso a tutta la mia foresta più un'eventuale seconda foresta. Qui abbiamo security,
E distribution. Distribution solitamente è usato per le email. Per il momento questo video termina qui, ti ringrazio e al prossimo video.